17 aggressioni tra pronto soccorso e guardie mediche dell'isola solo nel 2016. Negli ultimi 5 anni sono 48 le aggressioni a medici e infermieri. Numeri snocciolati dalla sigla sindacale FSI USAE che, dopo l'aggressione al medico del pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Catania lo scorso 1 gennaio, ha dichiarato lo stato di agitazione. Nel 2012 è stata registrata una sola aggressione, nel 2015 un'impennata di episodi e si è arrivati a quota 14. Il 2017 è iniziato forse nel peggiore dei modi. Gli operatori parlano di vere e proprie emergenze. Il clima che si respira tra i medici è un clima di paura. Si monta di guardia pensando soprattutto nelle ore notturne che cosa mi succederà stanotte, come uscirò dalla notte che deve trascorrere sia dal punto di vista fisico ma in senso di fatica fisica, quindi perché il lavoro al pronto soccorso è un lavoro usurante dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico, sia per le urgenze che ti arrivano, che coinvolgono emotivamente, sia ormai per questa deriva ormai di aggressività continua nei confronti degli operatori, sia dei medici che degli infermieri. L'altro giorno, dopo l'evento che è successo al nostro collega, alcuni si sono proprio messi a piangere, nel momento in cui si sono seduti sulla scrivania. La NAO, Assomed, Associazione Medici Dirigenti è in agitazione, chiedono sicurezza concretamente. E noi ci sentiamo abbandonati, sinceramente la sensazione che abbiamo è che non siamo supportati da tutto quello che ci circonda.